serie bwin, tutti i colori della passione. 18esima giornata della serie bwin che al Franco Ossola di Varese mette di fronte l'11 padrone di casa allenato da Maran al Brescia di Scienza. Nelle file delle rondinelle rientra Martinez, mentre è confermato il 4-4-2 con Cellini e Martinetti a far da terminale offensivo nell'11 varesino. Come sempre buona la cornice di pubblico in quel di Varese per una gara diretta da Merchiori di Ferrara, mentre gli assistenti sono i signori in vicinanza e del giorno. Con la nostra sintesi andiamo all'ottavo minuto con gli ospiti che ci provano al piccolo trotto. Il titicchetitac sulla tre quarti porta Jonatas al tentativo, il destro è velleitario e termina sul fondo. Un minuto dopo scambio Jonatas Juan Antonio ed è proprio quest'ultimo a trovarsi a tu per tu con Bressan, poco cattivo, pallone in corner. 16esimo, gli uomini di Maran provano ad uscire dal torpore. Il cross dalla destra di Nadarevic coglie impreparata la difesa bresciana. Martinetti è lì per il più facile dei tap-in, Leali. Nemmeno ci crede quando si ritrova il pallone tra le braccia. 27esimo, punizione dal limite per gli ospiti. Sul pallone Budel e Jonatas ed è proprio lui a mettere alle spalle del portiere. La barriera si apre, lo apprezziamo da questo replay, ed è gol. Brescia in vantaggio, Varese si sblocca su calcio da fermo. Varese 0, Brescia 1. 30esimo, il pugile è rintronato ed è proprio Troest che ci abbatte il rinvio e consegna il pallone a Jonatas che serve al centro per il taglio di Juan Antonio, difesa in bambola, sinistro a incrociare ed è 0-2 esterno, doppio vantaggio Brescia, alla mezz'ora è Juan Antonio, succede tutto in 3 minuti, Varese 0, Brescia 2. 37esimo, il Varese prova ad uscire da quella che è una situazione difficile, ma il tentativo con l'esterno destro di Kurtic è più spettacoloso che efficace. Il primo tempo termina così, col Brescia in vantaggio e i padroni di casa apparsi molto sulle loro gambe. Andiamo a vedere anche questo ultimo tentativo da parte di Martinelli, il pallone si perde sul fondo. 50esimo, il Varese parte con un altro piglio, corner dalla destra, batti e ribatti in aria, c'è un nugolo di maglie in area di rigore e De Luca trova il colpo vincente, Varese è 1, Brescia 2 e gara riaperta dopo soli 5 minuti dall'inizio del secondo tempo. Guardate quanti giocatori in area piccola, il colpo vincente è quello di De Luca. E allora passano 3 minuti al 53esimo, ancora l'11 di Maran con Nadarevic che crossa dalla sinistra per la testa di Cellini e Leali a dire di no. 67esimo, prendete il videoregistratore, pronti a schiacciare rec e guardate cosa combina Neto Pereira sull'assist di Nadarevic, mezza rovesciata a incrociare e Leali non ci arriva. Varese 2, Brescia 2, ma gara ancora lunghissima, siamo solo a metà della ripresa, che colpo per Neto Pereira. 71esimo, Juan Antonio si invola in azione di contropiede, è pericolosissimo e allora Troest non ci pensa due volte, lo mette giù, rosso diretto secondo Merchiori e Varese in 10 uomini per gli ultimi 20 minuti più recupero. Sulla punizione di Jonatas per Bressan è tutto facilissimo. Padroni di casa che spingono, ancora da sinistra, ancora con Nadarevic che riesce a rubare bene il pallone ad un avversario, appoggia al centro per De Luca, il Brescia in qualche modo si salva praticamente sulla linea. 92esimo, ci prova Terlizzi sul corner dalla destra, il suo colpo di testa però esce di poco e allora finisce così, con due gol per parte per tempo, una gara tra Varese e Brescia. Contento il pubblico per lo spettacolo, forse meno le due squadre, un punto che serve a tutti e a nessuno. Il Varese sogna la Serie A, il Brescia deve uscire dal pantano play-out.